Diciamo che è impossibile raccontare 1600 anni di storia della Repubblica di Venezia, sia pure in 12 vaste sale del Palazzo Ducale. Sedici secoli che attraversano la storia della Repubblica Serenissima in un racconto che inizia alle origini della fondazione della città. Era il 421, una data storica ma anche una data mitica. Nasce da un incendio in un luogo straordinario, già importante per la città, la zona di Rialto. E poi avanti, 16 secoli raccontati attraverso i momenti di crisi, ma anche i momenti in cui la città reagisce, supera e inventa una nuova Venezia ogni volta, che però, in qualche modo, è sempre uguale a se stessa. Ed è una mostra di straordinario interesse. Racconta i momenti particolari, racconta delle pestilenze, racconta degli incendi, racconta le inondazioni. Il rapporto di Venezia con il mare è sicuramente uno dei grandi temi che la mostra va esplorando. Ma è una mostra che ci ricorda anche i momenti di grande crescita, la straordinaria attività artistica, perché è l'arte e l'architettura che ci guida attraverso questo lungo percorso di questi 1600 anni. Abbiamo passato in rassegna gli archivi, le gallerie, i grandi musei e poi il grande patrimonio dei musei civici cittadini, ed è stata una bellissima occasione proprio anche di riscoperta degli oggetti straordinari, come per esempio il manoscritto della fine del 300 con il milione di Marco Polo. Tra i grandi pregi di questa mostra c'è la possibilità di visionare, osservare per la prima volta grandi capolavori restaurati esplicitamente per i 1600 anni di Venezia. In questo caso mi riferisco a Il Leone di San Marco, opera interessantissima di Carpaccio, la quale potrà essere finalmente rivista con una illuminazione e un colore dei toni rinati nel corso del restauro. E ancora opere più tarde, come per esempio l'ultimo Senato di Bressanin, che ha ripreso davvero gioia e lucentezza attraverso il restauro e si impone maestoso nella sua sala. La mostra vuole dare un contributo per capire attraverso il passato che cosa la città deve fare, che cosa la città potrà offrire sempre di più nella sua bellezza rispettata al pubblico, ai visitatori, ma soprattutto a chi ci abita quotidianamente.